Signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Marut con un appuntamento pazzesco quest'oggi. Pazzesco! Signori, per chi si fosse perso le live, innanzitutto bacchettati male male male, non sapete che cosa vi siete persi. Vi siete persi una challenge, una run, una sfida che ci ho tenuto in particolar modo a portare avanti, in quanto in passato. Comunque su Marvel Snap sono ho visto comunque a volte si sa nei social le persone un po' sparlano, un po' ognuno dice la sua, alcuni sono magari commenti più sensati, alcuni sono commenti un pochino più sparati così a caso, e proprio da una critica che è stata fatta al gioco, soprattutto all'inizio, mi ricordo, da molte persone, che dicevano che il gioco era un gioco pay to play. Pay to win, perché se non compri la carta del pass, perché non puoi stare al passo al competitivo, se non shoppi di qua e di là. Abbiamo dimostrato con una run pazzesca, facendo un account nuovo free to play, completamente free to play, e non solo free to play, non abbiamo preso niente, neanche il bundle con i gold, nulla di nulla, non abbiamo speso niente, con un mazzo praticamente pool 1 e 3 carte. Se non sbaglio sono tre, sono tre carte del pool 2, quindi un mazzo completamente base. Abbiamo fatto Infinite in neanche una settimana. Siamo riusciti a fare Infinite a livello collezione, andiamo a vedere così vi rendete conto. A livello collezione 288. Signori, MyellaRoot24, questo account con un nome che già passerà alla storia, alla leggenda. Ora io non so quante persone avranno fatto Infinite prima del livello collezione 288, non so se sia un record, questo non lo so, in realtà mi interessa poco. Quello che mi interessava era dimostrare che il gioco non solo è un gioco free to play, completamente free to play, è un gioco altamente skill based, perché livello collezione 288, arrivare a Infinite, avremo avuto una win rate pazzesca. È veramente un risultato pazzesco. E soprattutto il gioco dà spazio anche alla creazione di mazzi, anche al saper sfruttare quello che troviamo. Quindi, insomma, l'obiettivo di questa challenge, di questa sfida, era dimostrare che un mazzo base, che comunque su Marvel Snap potete fare, potete competere in base al vostro livello collezione, ovviamente, anche senza shoppare le carte del pass. Ovviamente il matchmaking, signori, è diverso, nel senso, nel momento in cui voi iniziate a giocare al gioco, il gioco non vi matcherà con gente che sta a livello collezione 3000, vi matcherà con gente del vostro livello collezione. Ed è lì che si vede appunto la differenza di giocatore, e quindi un giocatore forte fa velocemente infinito. Ovviamente dopo le cose cambiano, una volta fatto infinito, anche adesso per esempio lo vedremo, una volta fatto infinito queste regole vengono distrutte. Perché? Perché dopo l'infinito, si può giocare solo contro altri giocatori infinito. Quindi una volta che sarà infinito saranno pochissimi, cioè quanti account come il mio, cioè livello collezione 288 ci sono infinito? Non voglio dire che forse sono l'unico, ma ce ne saranno veramente veramente pochi. Prima di infinito, invece, il matchmaking vi può mettere contro un avversario che è all'interno di un range di 30 rank di differenza. Quindi, anche quando io stavo al 95, 96, potevo incontrare gente che stava al 65, 66, quindi persone magari di più basso rank. Difficilmente al rank 95, 96 si incontrano persone che hanno livello collezione 288. Infatti adesso vedrete, ci andremo a fare anche qualche partita infinito così for fun, vedrete che affronteremo tutti i mazzi completi e tutti i mazzi, perché infinito c'è solo gente con i mazzi completi, e quindi il livello collezione verrà abbattuto questa regola. Però prima di arrivare a questo affronterete quindi degli avversari di pari livello da questo punto di vista, o perlomeno di pari livello dal punto di vista della collezione, e poi ovviamente la skill del player. Quella è una cosa che dovete costruirvi voi, dovete imparare voi col tempo a diventare più forti. Quindi sì, signori, la risposta che vi siete sempre chiesti, il gioco è free to play? Sì. Il gioco è skill based? Sì. Il gioco premia chi gioca bene e chi sa anche gestire le carte che trova, perché fondamentalmente alla fine che cosa sono andato a fare? Sono andato a fare un mazzo swarm, ho mixato long going con un mazzo swarm, quindi ho messo insieme due archetipi, diciamo, base.
che sono appunto long going, con magari carte come Onslaught che raddoppiano gli effetti continui, carte come Blue Marvel che buffano l'intera board, e Blue Marvel si sblocca con il primo premium pass, quello base, e l'ultima carta se non mi ricordo male, Khazar che buffa di uno con effetto continuo tutte le carte costo un mana che abbiamo in campo, e poi ci sono anche carte che mettono punti nelle altre location, quindi carte come Mr. Fantastic che dà più 2 alle carte negli altri campi, carte come Claw che dà 6 punti forza alla location alla sua destra, e diversi drop a 1, Ant-Man che con effetto continuo prende più 3, quindi diventa una 4 se ci sono 4 unità nella stessa location di Ant-Man, Squirrel Girl che metterà board su tutte e 3 le location, è una sorta di mini Dr. Doom. Nightcrawler e Vision che sono carte molto molto utili perché potete giocarle un po' dove volete, però potete poi spostarle nelle location che più vi serve. Addirittura Vision potete spostarlo tutte le volte che volete, una volta per turno. C'è una piccola combo in realtà alla fine con questo mazzo che è Storm che è una delle tre carte del pool 2. Il mazzo è il mazzo pool 1 all'80% e un 20% di pool 2 con 3 carte. Anzi, forse qualcosa di meno perché 3 su 12, sì, più o meno. Storm ci permetterà di inondare una location nel prossimo turno, quindi abbiamo un turno di tempo per giocare carte qui. A noi ci interessa poco, quello che ci interessa è rendere inaccessibile la location. In questo modo poi possiamo sfruttare carte come Nightcrawler, carte come Squirrel Girl, carte come Claw, carte come Vision, carte come Mr. Fantastic, insomma abbiamo mille modi per mettere punti su una location inaccessibile, inoltre possiamo anche buffare i pezzi che sono al suo interno con carte come Khazar, carte come Blue Marvel. Quindi se siete dei nuovi player, vi state avvicinando a Marvel Snap, avete sentito dire che qualcuno che diceva il gioco è pay to play, pay to win e tutte queste stronzate varie, sono delle grandissime minchiate. Perché potete assolutamente rankare con un mazzo base, ovviamente andando avanti col tempo, andando avanti con la collezione, il livello degli avversari diventerà sempre più alto, ma è giusto così, anche dal punto di vista della competizione è bello così, e quindi dopo diventerà più difficile. Però all'inizio potete tranquillamente riuscire a ottenere il massimo dei rank, quindi arrivare a infinito, arrivare al fantomatico livello 100, sbloccare il Carbex, sbloccare i 500 gold del Galattico, sbloccare l'Avada, sbloccare i crediti, sbloccare la Mystery Van, potete fare tutto questo che alla fine si resetta ogni mese anche con un mazzo base come questo. Inoltre è stato divertentissimo riscoprire comunque le carte meno delle carte meno giocate, la semplicità di contare i punti, di gestire bene le location, insomma non per forza fare le super giocate skillate che solitamente si fanno infinito, dove dovete leggere alla perfezione la giocata del vostro avversario per riuscire a vincere la partita. Diciamo, è stato un pochino più chill, è stato un pochino più tranquilla la scalata, un pochino giocate solide senza fare troppe scienziaterie. Anzi, quando mi sono messo in mente di fare le scienziaterie, spesso e volentieri abbiamo perso la partita. Quindi, giocata classica, giocata solida. Ci ha portato poi a Infinite e ci ha dato dei bei risultati. Onslaught è la finisher del mazzo e ci permette di raddoppiare le nostre abilità effetto continuo attive su questo campo, quindi possiamo sia sfruttare i buff di massa che le carte che mettono buff nelle altre location come Mr. Fantastic e Claw. Io direi di andare al gameplay del mazzo. Ovviamente adesso che siamo a Infinite, giocheremo con giocatori che hanno infinito e quindi saranno tutti i mazzi completi. Questa è una vera e propria sfida, questa è una sfida che va oltre, questa è la challenge dei vini Dio, cioè va a vincere una partita. Non penso che siamo in grado con un mazzo pool 1 di vincere a questo rank, più che altro perché ci mancano ancora carte del pool 2, tipo Shang-Chi. Shang-Chi sono carte che possono fare la differenza, Enchantress. Anche lo stesso Killmonger se dovessimo affrontare un mazzo Thanos. Anche se in realtà Killmonger, questo mazzo specifico, sarebbe un po' antisinergico, quanto ci spaccherebbe delle buone unità. Ci sta ricercando l'avversario con calma perché dice: caro Marut, lei ha un pool 1, un mazzo pool 1 principalmente, qui a Infinite non ce ne sono di avversari del suo calibro, quindi in bocca al lupo. Peraltro abbiamo missato la curva 1, abbiamo anche missato i drop a 2, c'è superflusso. Se non ci sono carte qui abbiamo più no energy, noi dobbiamo purtroppo passare.
Vediamo il buon Nico invece che cosa farà. Nico gioca immediatamente sul superflusso mettendoci carte nel mazzo. Questa non è una giocata molto geniale. TVA. TVA, per esempio, TVA potrebbe essere una speranza di vittoria. La partita finisce alla fine del turno 4 e Mr. Fantastic con TVA è una delle carte più forti in assoluto. L'avversario gioca domino. Comunque è in vantaggio in questa location. Noi invece possiamo sfruttare Khazar. Allora, noi possiamo fare Khazar. Ragioniamo un secondo. Noi abbiamo il turno 4, lui ha il turno 3. Noi possiamo fare Khazar adesso e dopo abbiamo 5 mana. Squirrel Girl non la posso fare perché nel momento in cui faccio Squirrel Girl, superflusso non mi dà il mana extra e quindi non avremo 5 mana. Potrei giocare Claw a sinistra per dare poi 6 punti su TVA. Ci può stare a tirare Khazar. Anche se sulla Machine World lo diamo al nostro avversario. L'avversario mette Capitan America. Questa giocata lo manda a 6. Questa giocata lo manda a 6. E adesso dobbiamo fare una giocata. Probabilmente, considerando che abbiamo Khazar in gioco, Squirrel Girl into Nightcrawler. E con i 3 mana rimanenti, Storm è la giocata più solida. Io voglio provare a vincere la partita. Quindi l'idea è: gioco Storm, vado a 4. Gioco Squirrel Girl. La gioco qui, non si sa mai dove avere Cosmo. E mi bloccano Revy di Squirrel Girl. Quindi Squirrel Girl sono 2, 4 e 6. Quindi qua andiamo a 4. Qui andiamo a 6 pari. E Nightcrawler lo metteremo qui per andare avanti. Con questa giocata ci siamo assicurati di essere sopra in tutte le location contemporaneamente. Lui ha 4 mana. Vediamo un po'. Contestare tutte le location è una strategia che a me di base piace. Lui gioca tutto a sinistra. Vediamo se gioca anche un Mr. Fantastic. Che in realtà lo manda avanti. E quindi gli basta per vincere la partita. Perché noi andremo a 4 nella location centrale. Purtroppo. Allora, vi dicevo, contestare tutte le location è una strategia che in generale a me piace. Non sempre, però, come in questo caso, ci dà la vittoria. Perché abbiamo fatto un 8-0 a destra. Che poi in realtà non è servito. Lui è riuscito a via. Lui ha rischiato parecchio. Però in realtà, vedete come fa la differenza? Un punto. Cioè, qui noi, se avessimo giocato Nightcrawler, o comunque un positioning, se avessimo giocato Nightcrawler centrale, avremmo vinto la partita. Quindi la lettura fa tantissimo la differenza. In una partita come questa, non mi sento mai di snappare. Perché appunto lui potrebbe fare dei punti dei quali noi non gli stiamo dietro. Se avessi giocato Claw avremmo vinto la partita. Quindi se avessi giocato Claw, avessi giocato quindi a perdere la location di sinistra per vincere centrale, avremmo vinto. Però c'è da dire che vi stavo dicendo, è una strategia che a me non piace di base. Perché? Perché innanzitutto non è detto che lui abbia più giocate. Cioè, se lui ha turno 4 potrebbe avere una play da 4. Quindi nel momento in cui l'avversario magari ha una sola play da 4 o una play da 3, quindi non aveva un drop a 1 da mettere insieme al drop a 3, avrebbe potuto contestare una location. In questo caso specifico, lui non solo aveva due giocate insieme, ma una delle due faceva pure punti ad area, quindi anche nelle location limitrofe. Quindi lui ha avuto una buona mano. Però il concetto base che vi dico è questo: voi non sapete se l'avversario è effettivamente in modo, anche perché aveva già giocato un drop a 1, aveva giocato un drop a 2, un drop a 3 in curva. Non era così scontato che lui avesse modo di giocare due pezzi o appunto di mettere punti su più location. Quindi secondo me ci stava. Era la giocata giusta. Contestare tutte e tre le location. Quindi andare avanti su tutte e tre. Anche se di poco, però andare avanti su tutte e tre. In questo modo, se lui avesse contestato una sola location, noi avremmo vinto le altre due. In questo caso, invece, lui è stato comunque bravo a vincere questa partita. Quindi. Comunque abbiamo perso due cubi, diciamo che abbiamo limitato i danni, però vi ripeto, sarà difficile vincere a questo rank con avversari che hanno
mazzi completi, soprattutto se continuo a missare drop a 1, che è una peculiarità del mio mazzo. Più 2 forza le carte nelle mani di entrambi i giocatori, e vision a 9 non è male. Incredibile, l'avversario non ha un drop a 1. Cascate del guerriero, dopo ogni turno le carte posizionate qui combattono, distruggi le carte più deboli. Abbiamo pescato un po' al contrario perché Nightcrawler è arrivato adesso. Io gioco Scorpion sinistra, non voglio giocarlo a destra nel caso in cui ci fosse una Superflow. L'avversario passa anche turno 2, che in realtà per noi è una buona cosa. Arriva Subterranea. Non può esserci un video YouTube, anche se sto su MyellaRoot24. Anche se MyellaRoot24 ha fatto una prestazione storica, Subterranea vuole far parte di. Anche se Subterranea ha ricevuto il nerf con l'ultima patch. Quindi capita molto meno spesso. Benvenuta Subterranea nel video YouTube. Io andrei a trasformare la cascata del guerriero. Non credo che lui giocherà qualcosa qui. Quindi Storm alla 4 mi sembra una play molto molto solida. Venom Tempo per noi è molto buono. Venom è una carta del pool 3. Quindi già qui capite che lui è una persona che ha un livello collezione nettamente superiore al nostro. Qui non abbiamo una giocata pulitissima, però considerando che abbiamo Blue Marble, possiamo giocare doppio pezzo nella centrale. Doppio pezzo nella centrale. L'avversario gioca su inondazione perché è l'ultimo turno per giocare su inondazione ed è un Mr. Negative. Nuova carta, Mr. Negative. Prepariamoci a subire le angherie. Adesso noi teoricamente dovremmo cercare di vincerne una di location, perché questa potrebbe essere vinta. Io appoggerei Vision per non saperne leggere né scrivere. Lo mettiamo qua. E poi nel caso dovessi riuscire a pescare magari un drop a 1, potrei incastrare al turno 6 drop a 5 più drop a 1. Quindi Blue Marvel into magari una Squirrel Girl. C'è da dire che ovviamente Iron Man fa paura tanto. Lui probabilmente è un mazzo con armi in zona. Lui snappa. Lui snappa perché probabilmente ha già sculato quello che doveva sculare. O forse addirittura ha la torressa che gli pesca le carte a zero. Potrebbe essere anche quella una play veramente forte. Torressa che gli pesca le carte a zero. Peraltro anche buffata. Buffata di 2 e depotenziata di 1 dal nostro Scorpion. E poi mi stai dicendo che hai già pescato. Ah, hai già pescato Iron Man rigirato. Complimenti, Mr. Opponent. Il mio mazzo non meritava un trattamento del genere. Il mio mazzo non meritava un trattamento del genere. Sì, la carta 1 l'abbiamo pescata. Peraltro c'è da dire che lui è riuscito a tirare Mr. Negative di turno 4. Lui è riuscito a tirare Mr. Negative di turno 4. E pescare Iron Man di turno 5 con le 5 roccette nel mazzo. Complimenti, Mr. Opponent. Adesso io probabilmente ho perso questa partita, però io mi voglio giocare una outs, una possibilità. Una possibilità. È vero che è una pazzia da parte, sarebbe una pazzia da parte sua quello che io sto pensando. Cioè sto pensando che lui possa giocare Arnim Zola su Iron Man. Quindi, motivo per il quale voglio provare a fare una play del genere. Arnizola sarebbe una 6. Io non penso che lui possa faccia una cosa del genere. Però voglio provare a farlo. Cioè, tanto siamo a infinito, non possiamo droppare. L'avversario ci ha sculato un qualcosa di impossibile. Voglio vedere se lui fa Arnizola oppure no. Mistica di Iron Man, ovviamente. Quindi quella location di sinistra era stata persa. Tira addirittura Dark Oak a 0. Complimenti, Mr. Opponent. 20 punti di Dark Oak. C'è da dire che se avessi avuto Enchantress, qua noi l'avremmo mandato al bar. Se avessi caricato tutto qua cambiava poco. Mi aspettavo che giocava una mistica. Ho voluto sperare che lui potesse fare un misplay da pazzo. Non so, magari tirasse Armin Zola su Iron Man e magari ci regalava la partita così. Ciò non è avvenuto. C'è da dire che questo signore, con la crollata che ha fatto, probabilmente ci avrebbe battuto qualsiasi mazzo giocavamo, quindi non è neanche colpa del nostro povero mazzo pool 1. Andiamo alla prossima. Abbiamo anche riscattato i 50 gold.
ce la siamo comunque combattuta. C'è da dire che lui, insomma, ha pescato Iron Man, la Negative Torressa già in mano, con Mr. Negative già in mano, quindi non l'ha neanche giocata rigirata, e lei è giocata rigirata, è negativa. E c'è anche da dire che io per tre partite consecutive ho messato di troppo a uno. Non me lo merito. Ma Yellowroot è vero che sta festeggiando per questo grande risultato, però non se lo meritavo. La Wakanda, le carte non possono essere distrutte in questa location. Andiamo di Scorpion. Lo giochiamo a sinistra. L'avversario non gioca niente. Sarà un altro mazzo Mister Negative. Abbiamo una pseudo curvetta. Questa non mi piace per niente. Questa non mi piace per niente. È vero che posso tirare due Blue Marvel, ma se lui c'ha qualcosa di veramente grosso, la sfrutta molto molto meglio di me. Quindi io Storm la tiro adesso. Storm la tiro adesso, vado a Wind, cambiare la aid Sinister my London. hand. Lui gioca Cosmo Centrale in realtà non è un problema. E probabilmente. Ecco qua per esempio. Qua per esempio. Dobbiamo ragionare un secondo. Il prossimo turno le carte dovranno essere giocate tutte qui. Quindi se io gioco Gazzara adesso qui a destra. Poi posso giocare Blue Marvel centrale e fare Squirrel Girl. L'avversario concede, signore. Andiamo a vincere una partita a Infinite. Ma Yellowroot 24, dopo aver scritto la storia, porta a casa anche un cubo. Questo è un cubo che passerà alla leggenda. Con un mazzo pull 1. Con un mazzo pull 1. Andiamo a portare a casa il cubo. Qua avevamo una bella mano comunque, a parte gli scherzi. Perché avevamo un buon setup di Storm e avevamo un turno 5 volendo potevamo fare Claw. E facendo Claw potevo pensare anche di giocare Gazzara a sinistra, non per forza centrale. Cioè non per forza a destra, avrei potuto anche giocare a sinistra o centrale Gazzar. Attenzione perché. Ah, c'è picco come hot location. Ecco perché è scattata la hot location. Tutte le carte nella tua mano hanno forse costo invertiti. Ecco perché stava giocando Mister Negative, il nostro avversario di prima. Io direi che ci facciamo un'altra partita, sperando di non beccare picco. Ecco perché l'avversario giocava Mister Negative, perché è uscita la nuova hot location. Questa è la location delle Angherie Supreme. Il nostro mazzo con picco che cosa può trovare di buono? Vabbè, ovviamente Blue Marvel 3 mana 5 body, non male. Storm diventerebbe una 2-3. Claw diventerebbe una 4 5 body. Insomma, qualche carta buona da sfruttare con picco ce l'avremmo pure. Ovviamente se gli avversari ci fanno un mazzo apposta non c'è storia. Ecco qua picco. L'abbiamo chiamato. Ovviamente è uno snap perché l'avversario potrebbe giocare veramente un Mister Negative. Negroscia, le carte posizionate qui ottengono un meno 2. Io penso che prima lo tiriamo. Scorpion è meglio è. In realtà qui mi piace tirare Storm su Negroscia, perché su Negroscia difficilmente lui schiererà carte. Quindi noi partiamo subito in vantaggio con Storm. Wind, E aid my possiamo follow hand. upare con una giocata del tipo. Ovunque, gli effetti alla scoperta non possono essere attivati in questo campo. Allora, questa è carina per quanto riguarda i miei ongoing. Quindi io posso andare a fare Mr. Fantastic qui. Di turno 3 e poi posso pensare di fare. L'avversario gioca doppio pezzo. Attenzione perché picco non vale solo per noi, ma vale anche per lui. Storm anche per Wind, lui. Anche aid my per lui è hand. rigirata. Quindi c'è ancora un altro turno in campo. E a questo punto, io direi. Teoricamente la curva vuole che facciamo Gazzar, Blue Marvel into Ant-Man e poi ho Slout per potenziare tutti i nostri ongoing. Però io vorrei mettere altri punti qua. Sicuramente non voglio mettere loro qui. E voglio tirare Scorpion allo stesso tempo. Forse faccio questa giocata qui. Forse faccio Scorpion Ant-Man adesso. Perché secondo me vincere questa location diventa di fondamentale importanza. L'avversario appoggia Dracula. Dracula può fare delle porcherie.
A fine partita scartare una carta dalla tua mano e otterrà forza pari alla sua forza. Quindi lui probabilmente è un mazzo big. Con Sasspot passerà turno 5. Quindi noi qua andiamo a tirare Blue Marvel into Nightcrawler. E poi tireremo il nostro Slout. L'avversario invece non passa turno 5, quindi non arriverà un Infinite dopo. Però arriva una Calling Wing, che comunque era stata rigirata da picco, quindi era una 2-2. E poi gli abbiamo dato meno 1. Attenzione, perché riesce a scombare con una carta in mano. E adesso noi non sappiamo quante carte lui metterà. Allora, per il discorso che vi dicevo prima, l'avversario potrebbe scartare un pezzo grosso e si ritira. Si ritira di fronte alla potenza di Onslaught, Swarm, Kazar. E andiamo a vincere un'altra partita. Quindi l'idea era fare Onslaught, però probabilmente per quello che vi dico sempre, che vi dicevo prima, avrei spostato Nightcrawler a sinistra. Perché in queste circostanze mi piace andare avanti su tutte le location. Inoltre lui aveva 4 carte in mano. Quindi il roll di Dracula non era così scontato. E anche se avessi scartato per esempio un Magneto, sarebbe andato a 16. Noi, grazie ad Onslaught su Blue Marvel, avremmo fatto più 4. Saremmo andati a 19. Quindi non era per niente facile andare avanti nella mid, anche se scartava una roba da 12. Anche con una roba da 14. Se avesse messo per esempio, che ne so, un Magneto tempo qui, quindi 12 punti, più scartava un gigante dalla mano. Da 14 sarebbe andato a 18. Noi con lo slot andavamo avanti in questa location. E qua ne facevamo 5 più gli 8 punti di slot 13. Quindi stavamo anche sopra a livello di punteggio. Anzi, in realtà di più, 9 punti di slot. Perché raddoppia il buff di Blue Marvel. Quindi Blue Marvel invece che dare più uno slot gli avrebbe dato più 2. Quindi 9, 5, 14. Avremmo fatto 14 punti su ovunque. Avremmo spostato Nightcrawler che prendeva un ulteriore buff di 1. E saremmo andati a 6, quindi saremmo andati 6 a 4, e nella mid avremmo avuto 19 punti. Quindi eravamo veramente veramente soldi. Quando vi dico che questo mazzo è sì un mazzo voluno, ma attenzione, questo mazzo è solido e non sto scherzando. Abbiamo vinto due partite ad infinito contro avversari che hanno praticamente tutta la collezione. A livello collezione 288, signori. Quindi veramente le chiacchiere stanno completamente a zero. Ci facciamo pure un'ultima partita. Ci facciamo anche un'ultima partita, anche se picco è una location veramente scary, veramente spaventosa per noi. Le chiacchiere stanno a zero, signori. MyLRoot24 ha scritto la storia di questo canale, la storia di Marvel Snap, facendovi vedere anche adesso sul canale YouTube e non solo. Che ha seguito la scala del live, insomma, all'infinito l'abbiamo fatto in live. Ma account peraltro che ho giocato solo ed esclusivamente in live, quindi non ho fatto neanche le missioni. L'ho giocato solo ed esclusivamente in live, quindi la sera in live. Davvero una grande soddisfazione. Arriva picco, che comunque su l'avversario snappa subito. Ma noi siamo qui per il content. Sappiamo benissimo che l'avversario ci aveva un mazzo apposta su picco. E adesso ci annichilirà. Ma noi siamo qui per il content. E quindi giocheremo. Quindi giocheremo. Ah, Mister Negative di turno 1. Attenzione però, l'avversario non ha capito una cosa. Ah no, il cavolo. L'avversario ci ha fatto un'angheria suprema. Ha fatto Mister Negative. A umana 4 body, turno 1. Speranze di vittoria 0,00001%, ma noi siamo qui apposta per vedere quale porcheria il nostro avversario ci farà in questa partita. Questo è buono perché lo buffiamo con Kazar. Qui possiamo già andare a chiuderci un pochino di location, quindi facciamo Sentinel, facciamo Huntman. L'avversario passa perché tanto sta pescando l'intero mazzo rigirato. Ci farà 3 miliardi di punti. Probabilmente negli ultimi due turni. Assolutamente non ho intenzione di trasformare la dimensione dei sogni. Mi va bene così. Andiamo a giocare Kazar. E
andiamo a fare tutte le nostre. Kazar qui fa una value importante. Ho messo Kazar con Mr. Fantastic perché volendo potrei top deckare Onslaught e riattivare sia Kazar che Mr. Fantastic. Attenzione perché l'avversario ha deciso di giocare. E ovviamente come tutti i Mister Negative. Arnim Zola 0 con 6 di body. Doppio Iron Man. La situazione qua già è compromessa. Le carte costeranno anche uno in più. Bene, ma non benissimo. Da dire che stiamo perdendo solamente due cubi. Andiamo a tirare un Sentinel. L'avversario non gioca niente questo turno e ci farà delle porcherie infinite nel prossimo. Vediamo qual è l'ultima nostra pescata. È un drop a 1. Quindi tecnicamente possiamo. Allora, ragioniamo un secondo. Ragioniamo un secondo. Se io gioco Blue Marble qui. Sono 3, 4, 5, 6. 6 più 3, 9. Andiamo a 18 pari. E io penso che lui giocherà sempre qui. Perché dico questo? Perché magari questa location lui è quella che potrebbe lasciare. Il problema è che lui andrà a vincere le altre. Andrà sempre a vincere le altre. Proviamo a contestare. Il problema è che non andiamo. Se fossimo andati avanti di uno qua. Sono 3, 6 e 3, 9. Quindi andiamo a 18. Se fossimo andati avanti di uno avrei potuto provare la scammata. Magari lui metteva, che ne so, una carta piccola qua e caricava quest'altra. Comunque noi ormai abbiamo giocato per il content. Vogliamo vedere quello che l'avversario ci farà. E quindi giochiamo. Andiamo a regalare questi 4 cubi. L'avversario gioca Wong rigirato. Gli effetti reveal vengono raddoppiati in questa location. Arriva White Tiger che copre entrambe le location, anche lei rigirata. Hitmonkey buffato, rigirato da 18 punti. Wolfsbane a sinistra. Vabbè, questa mi è sembrata una play assolutamente fail. Tranquilla. È stato close. È stato close. Questa ovviamente era una partita. Snap su picco, si concede, si perde un cubo e si va alla prossima. Però, siccome era l'ultima partita del video, vi ho voluto regalare un momento spazio, un momento di content. L'avversario si è anche divertito e magari ci ringrazierà, magari nei commenti verrà a commentare il video e ci ringrazierà. Io, signori, invece vi lascerò come sempre il mazzo nei commenti. Quindi, se siete soprattutto all'inizio del gioco, siete dei free to play e volete iniziare Marvel Snap, con questo mazzo potete fare infinito. E ve l'ho dimostrato. Maiella Root 24. Spero vivamente che questo contenuto e questo video vi siano piaciuti. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione e una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e le novità del canale. Noi ci becchiamo tutte le sere in live. È bello.